segnerà, lacrime dal petto se si perderà, giallo rosso è fede all'anima, Perulecce brucia l'anima, e Perulecce alle. Non è finito assolutamente il campionato del Lecce, che è una squadra viva all'Olimpico, mette in grossissima difficoltà la Lazio, terza in classifica. Finisce 2-2, un pareggio amaro, che però è un ottimo segnale. Nel primo tempo due occasioni per parte, il Lecce ha un rigore che sbaglia con strafezza. La Lazio, oltre al suo gol che sblocca il match, ha un'azione con Milinkovic, grande parata di Falcone. Però il Lecce in chiusura del primo tempo sfrutta la sua seconda occasione e segna con un 1-1 meritato e giusto a fine primo tempo. Nel secondo tempo i giallorossi passano in vantaggio con un altro gol di Remy Uden. Successivamente la Lazio merita, anche se lo fa al 94esimo, merita di pareggiare. Diverse situazioni, un palo di Pedro, alla fine al 94esimo su mischia Milinkovic Savic fa valere i centimetri e fa 2-2. Sicuramente beffa e rammarico per non avere i tre punti, che sinceramente meritavamo per l'atteggiamento, però nell'equilibrio della partita non meritavamo, secondo me. Però c'è chi intonava il De Profundis, invece stiamo parlando di una squadra super viva, perché contro la terza in classifica, 4 gennaio alla fine in casa loro, fa rischiare di farli perdere tanta tanta roba, Marco. Sì, poi oltretutto non sempre chi merita vince, o chi, cioè, ci sta anche qualche volta di non meritare appieno magari la vittoria o il risultato, e alla fine arriva. No, io sono contento della prestazione, sono contento di come è stata interpretata la partita, sono contento di come i ragazzi hanno reagito dal punto di vista proprio caratteriale alla sconfitta patita nello scorso turno contro il Verona. Mi dispiace un po' che nel secondo tempo si sia abbassato troppo il baricentro e contro giocatori di tale caratura tecnica è sempre molto difficile poi riuscire a portare a casa il risultato. Non avevamo più le forze, probabilmente non riuscivamo più ad uscire neanche sui centrocampisti, eravamo tutti rintanati dentro l'area, abbiamo preso il gol con un rimpallo. E l'avremmo potuto prendere anche prima, perché la Lazio ha avuto altre occasioni anche abbastanza clamorose, però io mi accontento, mi tengo questo punto che era insperato, mi tengo questa prestazione che era insperata, che dopo una sconfitta così deludente, perché non è stata cocente ma deludente contro il Verona, sai, la reazione può esserci come può non esserci. E sono contento invece di averla trovata. Per il resto abbiamo avuto qualche giocatore sottotono, penso a Strefezza, oggi penso a Gallo, ed è un peccato, perché oggi col miglior Strefezza probabilmente saremmo riusciti ad essere un po' più pericolosi anche nella fase offensiva. Colombo ancora una volta per me non pervenuto, o comunque sì, tanto impegno, però poi alla fine non riesce a tenere un pallone. Ho visto un Lecce però voglioso di giocarsela e di non mollare niente. Ripeto, avessimo mantenuto un po' più alto il baricentro anche nel secondo tempo sarebbe stato meglio, e chiaramente prendere gol a un minuto alla fine fa male. Patrizio, e poi leggere i messaggi, come diceva Marco, insomma tutti probabilmente si aspettavano 0 punti, un punto grasso che cola, ottimo, ce lo prendiamo. Ma guarda, onestamente, come dicevo oggi in puntata, Lecce ha fatto la partita che doveva fare, cioè con spensieratezza, con mente libera, senza avere nulla da perdere, e ha pagato questo atteggiamento, anche perché oggi si è fatto finalmente vedere uno come Remy Uden, che ha fatto vedere che, insomma, quando riesce a essere decisivo davanti, sa essere un giocatore determinante. Certo è che ovviamente a 2 minuti dalla fine prendere un gol del genere che ti taglia le gambe e ti rimanda il discorso salvezza
alla prossima partita pesante. Però devo dire la verità, a me oggi non è dispiaciuta la squadra, soprattutto nel secondo tempo. Ha saputo soffrire, ha preso un gol fortuito, che comunque era meritato da parte della Lazio, va detto. Però sicuramente c'è una squadra che ha carattere, che sa lottare, che sa difendersi. E comunque, al di là di tutto, questo risultato impone al Milan di dover giocare domani con lo Spezia una partita vera, ovvero che domani la situazione impone che il Milan debba fare risultato contro i Liguri, e questo per me è già una cosa soddisfacente. Ovvio che oggi Lecce avesse vinto, sarebbe stato un piede e mezzo in Serie A, senza alcun dubbio, però andavamo a giocare contro una squadra che per larghi tratti è stata la seconda forza del campionato, quindi va bene così. Riguardo a baricentro, rispondo a Marco dicendo che abbiamo abbassato il baricentro nel secondo tempo di quasi 10 metri, fra primo e secondo tempo. Ciò vuol dire che è vero, abbiamo abbassato di molto il baricentro. È vero anche che, secondo me, questi sono dati della Lega Serie A, è vero anche che secondo me non avevamo molte alternative da quel punto di vista. Anche E no, ma per comunque ricominciare, avevamo vinto sempre sulle seconde palle, avevamo vinto i contrasti in primo tempo, arrivavamo primi sulle seconde palle, poi a un certo punto quando abbassi il baricentro non contendi più, eh. E questo andava di fatto, no, ma non contendi più. infatti onestamente pensavo che il gol della Lazio arrivasse prima di quegli ultimi 2 minuti, perché noi eravamo praticamente finiti, non riusciamo neanche a superare la metà campo. Però va bene così, nel senso, nel computo della partita va benissimo così. È ovvio che se avessimo vinto staremmo parlando di un'altra situazione, staremmo con le trombette e i coriandoli, però va bene così, va bene così. Meglio un punto che zero contro una Lazio che, ripeto, sul pronostico si doveva stracciare completamente. Invece anche oggi il Lecce ha dimostrato che più di 2 gol non riesce a prenderli e che è comunque sempre vivo. Andiamo con messaggi. Gioia strozzata in gola. Speriamo che il Milan non tradisca domani e che i nostri abbiano trovato la soluzione del gol con Uden. Buonasera. Sono allo stadio con mio figlio. Peccato. Ragazzi, c'è da essere contenti e bravi tutti. Buonasera. La testa c'è e quello serviva a vedere. Ciao ragazzi, è mancato il contributo dei subentrati. Buon punto. Peccato per il gol sul rimpallo. Però i cambi non hanno dato nulla, anzi hanno tolto tanto. Allora, peccato davvero, ma il pareggio è il risultato più giusto. Troppi passi dove il vantaggio, risalente sotto a Baschilotto e il solito Colombo nullo. Testa domani avanti Milan. Peccato, peccato, peccato. Buonasera ragazzi, i primi minuti sono stati stoici. Ottimo segnale, macchia un brutto fino al 60esimo. Poi ultimi cambi, ma Lucas non tocca vino. Buonasera ragazzi, che rabbia questo finale di partita. Mannaggia Baroni, perché hai preso palla e l'hai buttata in porta al 94esimo? No, ragazzi, non è da pazzi difendermi la cosa 2-1 se diga. Invece certi ragionamenti non li capisco. Sostanzialmente un messaggio, un calo di difesa a Baroni. Lui, che ne pensi? No, beh, sulla partita in generale, buonasera a tutti. Intanto, un punto, un grandissimo punto all'Olimpico. Oggi c'è da dire, avrei firmato con il sangue a fine partita per avere un punto oggi, anche se non si gioca mai per il pareggio, si gioca per vincere, però a questo punto del campionato si fanno pure questi calcoli. Detto questo, però, io ho l'amaro in bocca perché pareggiare una partita dopo 6 minuti di recupero, che secondo me non c'erano, ma Maresca li ha voluti dare perché se li Vabbè, era prefissati già Carlo, c'erano i dall'inizio. cambi, eh? Sì, C'erano i no, cambi. vabbè, ma 6 minuti di Patrizio sono Per me esagerati. c'erano, Carlo. No, per me no. Ammonito Falcone per perdita di tempo, quindi 6 minuti sono diventati 7. Insomma, prendere gol a 6 minuti, al sesto minuto, quinto minuto di recupero, mi lascia inevitabilmente l'amaro in bocca. Mi lascia anche, ecco, parlo prima delle cose negative, quell'atteggiamento che hanno evidenziato anche i nostri amici che ci seguono, un po' troppo remissivo, no? Perché è vero che Lecce deve difendere il 2-1 all'Olimpico, è verissimo, non puoi pretendere che Lecce cerchi il terzo gol all'Olimpico, no? Però che questo indietreggiamento del baricentro sia coinciso proprio con il gol di Uden, col secondo gol di Uden, a
cioè subito dopo il Lecce ha segnato al 51esimo, 52esimo, qualche minuto dopo la Lazio ha cominciato a martellare, noi proprio abbiamo arretrato, quindi un atteggiamento che secondo me potevamo gestire meglio, perché poi così inevitabilmente lo prendi il gol, ragazzi. Se così il gol lo prendi, non ti va bene mai, almeno a Lecce quest'anno non è andata mai bene un atteggiamento di questo tipo, perché noi siamo bravi a difendere attaccando. Se non c'è più le forze, fai i cambi e le forze te le ritrovi. I cambi, beh, qualcuno diceva nella chat che i cambi non sono piaciuti, ma anche questo non sono piaciuti non perché siano stati sbagliati, perché un Di Francesco a posto di Banda ci sta, però un Di Francesco che entra così male no, e un Cissé a posto di Colombo ci sta, perché se Marco Posilametta che Colombo gioca male, Cissé è entrato, che io non so quali indicazioni gli abbia dato Baroni, se tenere la palla o partire in contropiede. Fatto sta che non ha fatto né una cosa né l'altra, ha cercato di fare male entrambe le cose. E poi Helgason, anche quello, insomma, non è stato un granché di cambio, forse Malè, un pochettino più di esperienza in questo caso ci stava. Queste sono le cose negative. Le cose positive, ragazzi, che comunque abbiamo fatto una grande partita all'Olimpico, un grande primo tempo all'Olimpico, abbiamo messo sotto la Lazio. Se Strefezza avesse fatto quel gol, forse staremmo parlando di una partita differente. E un'altra cosa negativa è che Lecce è vivo, ancora una volta ce lo dimostra. Il Lecce è vivo e purtroppo noi ci dobbiamo salvare all'ultima giornata, non ci sono cazzi, dobbiamo salvarci all'ultima giornata. E oggi è la dimostrazione. Gallo passivo, esatto, ma avete visto che crossavano sempre su di lui e non saltava nemmeno per cercare di contrastare chi marcava sempre Sergej Milinkovic-Savic. Partiva sconfitto già mentalmente. E poi Fisicamente. palla 3 dietro, esatto, regala di tutte, dai, super forma. Gallo ha giocato male, per carità, però sulle palle alte, sinceramente, insomma, se loro ti mettono sempre Milinkovic su Gallo, tu devi prendere delle Il contromisure, perché tallone Milinkovic su d'Achille, Gallo è Filippo. una rotta impari. Come si fa a criticare Assolutamente. Baroni quando ti ha preparato una partita del genere all'Olimpico a Lazio? L'incognita è se la prossima partita sarà già un match point. L'atteggiamento sarà lo stesso, vedremo un Lecce Verona 2.0. Ragazzi, questa è la vera incognita. Questa partita sembra il campionato sempre fuori dalla zona calda, a testa alta, e poi arriva il calo. Con lo Spezia sarà tanto fondamentale quanto complicata. Baroni ha preparato un'ottima partita. Avessimo giocato così con Verona, Salernitana e Sassuolo, stavamo già in vacanza. Prestativa ottima, ancora di più aver reagito al rigore dopo lo svantaggio, peccato non avere Banda con lo Spezia, visti Strefezza e Difra. Sì, che poi fatemi dire una cosa, noi chiaramente in queste settimane, in questi giorni abbiamo abbastanza distrutto Baroni, ma Strefezza non gioca a calcio da febbraio, eh? Se la Roma avesse Dybala che non gioca a calcio da febbraio, o l'Inter avesse Lautaro che ha questi problemi, finirebbero loro in prima pagina. O il Milan Lecce ha Leao. dichiaratamente Strefezza il giocatore più forte. Questo non gioca, non diamogli gli alibi. Gli alibi nulla. Strefezza da 3 mesi non fa più Strefezza. È un esterno normalissimo, anzi fa anche danno alle volte. Ho già fatto un assist, per carità, ma il gol è di Udemy. L'altra volta aveva fatto battuto il rigore. Non è più lo Strefezza che conosciamo. Come diamo le colpe a Baroni, diamole anche al singolo giocatore. A me sta deludendo tantissimo. Ha giocato bene con l'Udinese, per carità, 11 partite. 12 con quella di oggi, ha fatto un assist, ha sbagliato il rigore. A me non sta piacendo per nulla. Cioè, non dimentichiamo che Strefezza, se non erro, a 7-8 gol, quanti ne ha il campionato? Da febbraio ne ha fatto uno sul rigore, praticamente li ha fatti tutti il giorno d'andata. Rendimento totalmente ribaltato. Il Lecce ha bisogno del suo giocatore fondamentale, non c'è niente da Vabbè, però fare. Filippo non puoi criticare così Strefezza, dai. Cioè, Io lo voglio dire, critico, io lo sì, critico. no, aspetta, tu lo critichi in funzione del fatto che ha raggiunto un certo livello e ti aspetti che lui confermi quel livello lì. Ma lui si è uniformato al calo della squadra e non è che ha fatto né peggio né meglio di Ma tanti non sono altri. d'accordo, non si è uniforme anche la squadra. Se tutta la squadra fosse come sta Strefezza, allora avremmo fatto totalmente 0 punti. Per fortuna un 5-6 li abbiamo sollevati di recente. No, Io dicevo il Strefezza non lo contrario, vedo nel senso. proprio. Io Strefezza non lo vedo proprio, Patrizio. Cioè, non è la questione che comunque anche Baroni il giorno andato ha fatto quanti punti ha fatto? 25? E allora si alza l'asticella. Però Strefezza pure si alza l'asticella, ma a me non sta piacendo, viene triplicato, ok, ma ripeto, in tutte le squadre il giocatore più forte viene triplicato. La Roma viene triplicato Dybala, all'Inter viene triplicato Lautaro, alla Juve viene triplicato chi c'è? Vlahovic. Ma non è che scompare dal campo.
visto che sei triplicato, sei legittimato a scomparire dal campo, devi mettere qualcosa. Strefezza, a parte oggi un assist decente con l'Udinese da febbraio, per me è un giocatore normalissimo. Abbiamo criticato Di Francesco per partite quelle che sta facendo Strefezza. Quindi alla prossima verrà triplicato Udine e Strefezza avrà più spazio, ma magari, basta che vinciamo, eh. Non sto prendendo con Strefezza, però sto dicendo soltanto che visto che abbiamo bombardato giustamente Baroni, non è che stiamo in difficoltà solo per Senti Baroni, siamo in Filippo, difficoltà per tante io cose. Lo stesso Baschirotto sta avendo le visioni di recente, bisogna dirle tutte, perché sennò va a Baschirotto finire che solo con Baroni. sul primo gol Baschirotto ha delle colpe esagerate perché non puoi lasciare quello spazio a Immobile, non so cosa volesse fare Baschirotto, stava male pure con il corpo, cioè una marcatura proprio sballata. Quindi un pochettino tutti, siamo calati un pochettino tutti come squadra. Strefezza, Filippo, io comunque purtroppo anche a metà servizio me lo tengo. Cioè tu domani, alla luce di Assolutamente. quello che stai dicendo, con lo Spezia che fai? Lo lasci in panchina? No, No, ma lo proprio devi perché siamo mettere. obbligati a metterlo, vorrei un giocatore che non dico se avesse già andato, perché altrimenti staremmo parlando di uno che fa 14 gol in Serie A, perché ne ha fatti 7 all'andata, quindi 14 è Oggi anormale. poi, dopo il Però non rigore ho visto che sbagliato... Dopo il rigore sbagliato è andato in palla totale, è andato in palla totale, si vedeva già dalla faccia che non era più lui, anche se poi ha fornito l'assist, come hai detto tu. In questa fase, Filippo, ti devi prendere il buono, anche se poco, di tutto. Questa è stata una bella partita, l'abbiamo giocata bene, siamo stati anche fortunati e contemporaneamente sfortunati nel finale. Non è detto che la replicheremo con lo Spezia, perché in questa fase del campionato tu puoi vincere e puoi perdere con chiunque. Speriamo bene. per me, Carlo, è più decisiva domani Spezia Milan di Lecce Spezia. Ma sì, Oh, ma Patrizio. scusa, Fabrizio. Sì, Fabrizio, dimmi. in che senso? Spiegamelo però. Nel senso che se domani lo Spezia perde contro il Milan ci fa un favore enorme. Se invece la prossima partita è Lecce e non vince con lo Spezia, la cosa è un po' più complicata. Sì, no, ma Pat, il fatto è che anche se domani lo Spezia perde 4-0, come fu col Verona, tant'è che se poi fa la partita di vita a casa tua va a meno 2. Sì, però Quindi per me la nostra è super ma decisiva. a quel punto tu giochi per due risultati su tre contro lo Spezia in casa. Sì, per Guarda carità, che cambia, per cambia tantissimo, carità. Sì, cambia tantissimo. assolutamente, questo assolutamente. Però il risultato di Lecce Spezia indirizzerà tantissimo, tantissimo. Beh, il risultato di Lecce Spezia, se Lecce porta a casa i 3 punti, possiamo anche chiudere il campionato. Forse è Senza matematica, dubbio. no? Se dovesse, vabbè, ma non parliamo di queste cose, ragazzi. No, no, Ti ho no, fatto pure rognare. è per dire Me ne che fai pure parlare, Patrizio. Lascia perdere. secondo me, Carlo, fra le due partite più importanti è quella di domani, che è quella che ci vede in Sì, ma casa, se capito? domani il Milan fa il Milan, no? E vince con Sì. lo Spezia, che tra l'altro ricordiamo, lo Spezia gioca in casa, vabbè? E il Milan, insomma, è una squadra molto. Voglio dire, non è che abbiamo risolto, cioè va bene così, però comunque sia tu lo scontro cruciale Lecce-Spezia te lo devi giocare, cioè non è che, capito? Sì, Forse certo. puoi giocare su due risultati, non lo so, cioè vittoria e pareggio, no? Perché poi ne mancheranno quante, altre due, però insomma, però te lo devi giocare, voglio dire, te lo devi giocare, quindi rimane Ringraziamo sempre la per partita. l'abbonamento, Simo, Itak Zaraki, Luca, e basta. Grazie per l'abbonamento, ragazzi. Grazie, Vediamo domani il Milan, vediamocelo anche, sì, per capire lo Spezia, insomma, Nzola come sta e via dicendo. Tutto ciò che rammarico, però io sono soddisfatto. Io la partita di oggi 0 punti in tutti gli universi, li vedevo, oh ne ho sì, preso uno. Filippo, siamo Già il fatto, soddisfatti. Carlo, di aver segnato 2 volte su azione, che non Bravo, segnavi su che non azione. succedeva da una Poi vita. soprattutto una cosa, io leggevo stamattina di molti che dicevano che Odén era inutile, che Odén era fine a se stesso, che volevano Gonzalez o addirittura Huskies messo a posto. Oggi ha dimostrato che uno che riesce a vedere la porta e giocare con la tecnica e stare al raccordo dell'attacco, se vuole, può essere decisivo.
soprattutto Poi deve no, portarsi ad Patrizio. entrare in area, però ad avvicinarsi all'area di Sì, gioco. Carlo, Noi, certo, ma Patrizio, se dobbiamo fare pure qualche calcolo, dobbiamo fare, no? su cosa? Perché, ad esempio, lo Spezia all'ultima c'è la Roma all'Olimpico, no? E la Roma Sì. attualmente se la gioca punto su punto è una partita tremenda, quella. Quindi dobbiamo pure vedere queste cose qua. Speriamo che domani il Milan faccia il suo, però in generale anche non perdere, secondo me, ci aiuta tantissimo alla prossima, perché insomma, Roma-Spezia, Roma che si gioca l'Europa, partita tremenda, eh. No, ma lo Spezia, al di là di questa partita, cioè di quella col Milan, ha un calendario che per me è impegnativo, perché ha Sì. dopo questa con noi deve giocare col Torino in casa, ma Bello in poi palla, eh. deve andare a giocare a Roma contro la Roma. Lì è un terno all'otto, è veramente un terno all'otto. Sicuramente decisiva Lecce Spezia. Se domani l'Italia, chiedo scusa, domani il Milan non fa risultato, lo Spezia porta a casa un punto, 3 punti, diventa dura. Ma se domani il Milan vince, Che poi, Patrì, magari, che sai, si suicida il Verona, cioè non escludiamo nulla, perché comunque il Verona no, vabbè, ma. adesso c'ha Juric che sappiamo tutto, però vediamo, magari Juric ci Sì, però sorprende. Lui va a Bergamo. onestamente mi aspetto più un problema sullo Spezia che su Verona in questo momento. Onestamente. Sì, anche io, per Senti, carità, però. Patrizio. Cambia poco, nel senso che metti che lo Spezia domani pareggia o vince o dovesse vincere, si porta a ridosso del nostro, no? Giusto? Sotto di noi. Ma comunque rimane sempre decisiva la partita dello Spezia. Tu quella la devi vincere. Per Sì. star sicuro la devi vincere. Se tu la vinci, quella al 99% dei salvi. Ecco, questi li abbiamo sempre sbagliati, questi incontri. Mo dico Beh, no, aspetta, possibile che Carlo, calma. Noi abbiamo sbagliato sempre le salvezze anticipate, però le partite decisive in casa, i Lecce Pisa, i Lecce Brescia, non le abbiamo sbagliate. Noi, i sì, Lecce però Verona, diciamo, sono d'accordo con no, io te. ti sto Abbiamo dicendo sbagliato queste quest'anno, Filippo, partite. quest'anno, non in generale, Sì, quest'anno i match però. point, no? Lecce, che era? Lecce Empoli, il Lecce Verona, tutte queste cose qua che potevi C'è da allungare. dire che nelle ultime 5 lo Spezia che ha fatto tutta sta gran. Ha perso 4 partite e ha pareggiato con la Sampdoria. Quindi non è in una serie buonissima, come non era No, Lecce prima di questa, parliamoci chiaro. Brick Copertino visionario, domani per non sia stesso. Ah, magari, spero Brick che non ci abbia Copertino, che ragione. Gesù Cristo ti ascolti stasera, guarda. No, San Che ci Giuseppe, visto perdoni che è di prima di tutto. Copertino. Ah, San Di Giuseppe, Copertino. scusa. San Giuseppe. Diamo le parole di Baroni, ringraziamo Andrea Sperti. Posso fare solo i complimenti ai ragazzi, dobbiamo giocare senza pressione, con voglia e determinazione. La squadra ha interpretato benissimo la partita, sono contento per i gol di Udenda. Sapevamo che poteva darci qualcosa in più. È un giocatore di qualità che ha tiro. Poi ne parliamo di questa cosa. Abbiamo liberato da compiti difensivi e mi è piaciuto. Esatto, me l'ha anticipato da Baroni. Peccato, abbiamo fatto la partita per poter vincere, però è importante la prestazione. Un po' di rammarico per gli ultimi 20 minuti. Il nostro atteggiamento no, non deve cambiare. Ma capisco che sono entrati dei giovani in una partita complicata. Non puoi schiacciarti perché poi loro hanno squadra di qualità. La prestazione maiuscola è stata dettata da questo. Abbiamo giocato con coraggio e siamo stati sempre aggressivi. Loro sono andati un po' in difficoltà e non dimentichiamo che abbiamo sbagliato un rigore. Mi tengo la prestazione, non guardiamo nemmeno le altre. Stacchiamo un giorno e poi riprendiamo per lavorare duro. Essere alti ci aiuta. Sapevamo che il nostro percorso sarebbe stato questo. Avere paura adesso sarebbe un grande errore. Il gruppo segue ed ha sempre entusiasmo. Dobbiamo affrontare questo rush finale con convinzione. Spezia, dobbiamo andare in campo forte senza pensare o farci prendere dall'ansia. Questa squadra ha bisogno di liberare la testa. Abbiamo 3 gare fondamentali. Dichiarazioni prevedibili, però ci sta. Questa volta non diciamo nulla, però. Dicevo, oggi era 4-2-3-1 con un trequartista. L'ha Sì, a un detto anche certo punto Baroni. sì. L'abbiamo liberato da compiti difensivi. Effettivamente, Sì. un trequartista è un'altra cosa. Ma l'ha fatto sempre Filippo, perché io me ne sono accorto ad un'immagine di Sky ingrandita, dove stavamo col 4-2-3-1. Poi non so però se ha Per me l'ha giocato fatto sempre per sempre. tutta.
Maurizio, mi me dite alla posizioni fine, medie, secondo me l'ha fatto sempre. vedi, Te lo io dico verso la fine subito. l'ho visto questo. Beh, se così, allora ben venga il 4-2-3-1, che tra l'altro abbiamo auspicato anche qualcheduno in chat, qualche amico in chat aveva detto mi piacerebbe vedere il 4-2-3-1. E tu, Filippo, anch'io abbiamo detto è molto simile. È vero che è molto simile, però è un modulo un pochettino più coperto, più accorto. È un modulo un Guarda, pochettino. dalle posizioni medie si capisce ben poco, nel senso che nel primo tempo sembra quasi un 4-2-4. Adesso ve le faccio vedere. Questo è il primo tempo del Lecce, quello è verde e Falcone, non so se si vede bene. Sì, A sì, sì, Sky sì, Baroni ha sì. detto che ha agito quasi da trequartista, quindi Baroni quasi trequartista. Possiamo chiamare un nuovo ruolo quasi trequartista e un via di mezzo fra mezzala e trequartista. Che ruolo che Quindi preferisci, Uden? Il suo ruolo. sì. È il suo ruolo. Che Colui poi dietro le alla quinte. fine Uden come posizione media era esattamente fra Banda e Cissé, quindi era proprio nel mezzo ed era non dico trequartista, ma era comunque un regista offensivo a sinistra. Bello, sto vedendo i tifosi del Cosa ne Lecce pensi della esultare come non si mancanza di potrebbe. Banda? Peccato, peccato che Banda non ci sarà. Poi Garbia mi fa una Peccato. provocazione, dice a sto punto non ci potevamo tenere Rodriguez. Io direi, qui la frecciata Oh, Baroni Gabriel. Penna, a sto punto potevamo scoprirlo prima di 35 giornate che Udè può giocare a centrocampo e ci compravamo un altro esterno o ci tenevamo Listoschi e Rodriguez. Me l'avete tirata, eh? Io gli voglio bene a Baroni, però sinceramente la sapete, Udè è diventato centrocampista dopo 33 giornate, blend Cioè, scusa, non ho dopo 12 e quindi capito, Filippo. no, Tu ti volevi tenere Rodriguez per fa che? Non ti sto capendo. no. Gabriel mi dice: ti saresti tenuto Rodriguez col senno di poi? Io dico: il problema è che abbiamo scoperto che Udogie è centrocampista dopo 32 giornate. Se l'avessimo scoperto a gennaio che Udogie è centrocampista, magari invece di comprare Malè ci compravamo un attaccante. Ah, ho capito, ho capito. Io, torniamo sempre là. Per me, Baroni c'è responsabilità da questo punto di vista. Udogie diventa centrocampista dopo 33 e Blen diventa mezzala dopo 12. Sono errori, peccato. Perché Uden ci poteva fare gran comodo tutto il campionato in quel ruolo là. Abbiamo smesso di giocare troppo presto, per me 2 punti persi per considerare messa comunque ottima prestazione, anche se l'incazzatura è forte. Io non sono Eh sì, incazzato. una delusione, non incazzato, ragazzi. Dai. Tu ti incazzi se giochi male, ma oggi puoi stare un po' deluso perché effettivamente perdere due poggi sarebbe stata salvezza. Sarebbe stata salvezza. Vabbè, comunque. E Lecce, e Lecce. Dipende, Carlo, dipende. Perché Vabbè, tu se abbiamo il Filippo. timore che domani lo Spezia, il Milan, insomma, fai che noi andiamo a più 7 e domani lo Spezia va a Però 4, posso viene a dirti Viale del Mare e tu una stai roba, con la cacca Filippo? addosso fino all'ultima. Sì, però posso dirti una roba, Vai. Filippo. Se domani lo Spezia dovesse eventualmente vincere col Milan, non dimentichiamoci che c'è ancora il Verona in mezzo. Cioè, nel senso che Sì. a questo punto, se lo Sì. Spezia vince contro il Milan, può anche succedere che il Verona perde col Torino. A questo punto dobbiamo metterlo sul Sì, tavolo. Un'opzione del genere dobbiamo metterla sul tavolo. Quindi sì. Sì. è ancora lunga. Ancora lunga per fare i calcoli, inutile. Noi pensavamo di farli un po' prima, Verona quando onestamente. gioca, Maurizio? Per Il quanto ci riguarda. Verona gioca dopodomani, mi sa. Perché domani, sì, dopodomani a mezzogiorno e mezzo. Sì, Dopodomani, mezzogiorno e mezzo. Verona-Torino. Mezzogiorno e mezzo. Domenica 14 maggio. E domani alle Comunque, 18, se, ragazzi. comunque se, se non vado errato, dopodomani potrebbe esserci la seconda retrocessa perché con una serie di risultati particolari, la Cremonese, se dovesse perdere lo Spezia, dovesse vincere, la Cremonese sarebbe in Serie B, anche quasi matematicamente. Cioè, matematicamente. Ti lamenti Strefezza di Colombo che non è che segna, ma io mi lamento di Strefezza perché ci abitua a determinate cose. Colombo per me è questo qua. Per me è un giocatore sopravvalutato in generale, non può giocare in Serie A, quindi non mi lamento di un giocatore che ha limiti. Mi lamento di Strefezza perché potenzialmente non dico che può tornare quello del giro d'andata, perché ripeto, se lo fa tutto il campionato, veniamo a 50 milioni e fa 14 gol, però nemmeno essere anche alle volte un peso non va bene. Il Verona ha già 3 punti in tasca. Juric regalerà la partita così come fece con Verona. Non lo so, non lo Speriamo di so. no. Io
da questo punto di vista non sono così convinto. Secondo me Juric ci sorprende, c'ho questa sensazione. Nemmeno io, pure io ho questa sensazione. Pure Sì, io ho abbiamo questa rovinato, sensazione. non abbiamo, abbiamo rovinato la Cremonese facendo vincere il Verona. La Sì. Cremonese poteva andare a meno 4 dalla salvezza, tipo, e invece sta a meno 7, se non erro. L'abbiamo rovinata, povera Cremonese. Non le abbiamo restituito il favore. Allora, torniamo su qualche messaggio di prima. Il rinnovo di Nzola può essere fine alla sua cessione, speriamo. Questo pareggio olimpico paradossalmente potrebbe essere il più grande rimpianto della stagione. Ripeto, un paradosso per come si era messa, ma secondo me no. Il più grande No, no, ragazzi, rimpianto. impianti sono altri, so altri in questa stagione. Un Lecce Sampdoria grida I vendetta. rimpianti sono due punti Lecce persi con la Sampdoria. Sampdoria, i 3 punti Quelli persi con sono. Verona. No, Patri, aggiungi Verona. due. Aggiungi voi, siamo delusso. Purtroppo quei due, mancano quelli là. Anche se avessimo perso col Verona, se tu aggiungi 2 punti qua, tanto saremmo di lusso. Tu Purtroppo, aggiungi Gallo due su punti con la 1-0. Samp e due punti con la Samp e uno col Verona e stai in una situazione di classifica nettamente migliore. E basta veramente poco. Quindi quelli sono i rimpianti, caro Martin. Quelli sono i rimpianti, non questo qua. Questo qua io non avrei scommesso una lira su un punto oggi all'Olimpico. Una lira, devo essere sincero. E invece. Baschirotto, questa espressione ci dà tanto coraggio, dobbiamo continuare sulla nostra strada, essere contenti, peccato per il pareggio. Cerco di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, bisogna essere positivi, un mattoncino alla volta, dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Pensiamo subito allo Spezia, la partita, la settimana è stata difficile. Siamo una squadra giovane e con il Verona avevamo subito un brutto colpo. Durante la settimana abbiamo svuotato la meta e siamo ripartiti. Sul primo gol ci hanno infilato in mezzo al campo e poi Luis Alberto ha fatto un passaggio pazzesco. Sapevo che Immobile avrebbe fatto quel movimento, ma il passaggio del trequartista è stato perfetto. Queste le parole di Baschirotto. Secondo me oggi Lecce ha portato a casa il punto con l'atteggiamento all'inizio del secondo tempo. Eri sull'1-1 e attaccavi tu, è giusto. Bello. L'unico che scende sempre in campo è Baroni. Il mister sta facendo un ottimo lavoro, ha fatto i suoi errori, ma i giocatori sono quelli che sono e quando manca un'esperienza di Francesco c'è poco da fare. Non si può sempre criticare un allenatore che... Sono d'accordo con te, Marcello, per questo io ho parlato anche di responsabilità, non solo di Baroni, perché sarebbe ingiusto dire che è solo colpa di Baroni. Sbaglio, se dovesse perdere lo Spezia e noi basta il pareggio, andremo... non è matematica col più 6, perché in caso di pari punti si gioca allo Lo spareggio. spareggio. Ciao a tutti da Trento, ciao a Terocco, farsi un gol da soli del genere a 2 minuti dalla fine mi ha fatto volare le Ragazzi, bestemmie, lasciamo fare. lo so, possiamo soffrire. Sì, Purtroppo ci diciamo pressava troppo proprio. la Lazio, una Siamo in nell'anno, seconda pressava serata, troppo poi la iniziamo a Lazio, parlare sì. salentino. Secondo tempo è stato così. Ragazzi, e se lo Spezia domani non vince con una vittoria la prossima, una vittoria la prossima, due parole, Begiunio. Torniamo sempre sul Perché no, scusami, salentino. perché no, Patrizio? Perché no, Patrizio? Perché se lo Spezia domani non vince, vuol dire che può anche pareggiare. Che non ho capito, scusa. No, La premessa iniziale è sbagliata. Se lo Spezia domani non vince, vuol dire che può anche pareggiare. allora, E quindi va Se bene. non Forza Lecce vince, sempre voleva dire, se domani lo Spezia perde vabbè, e noi vinciamo con anche lo se pareggia Spezia, va a meno 4 da noi. vuol dire che lo Spezia deve È perdere domani matematica? e contemporaneamente dobbiamo vincere noi con lo Spezia. È matematica questa è la domanda. È matematica? Ma Vedi, pure cose col pareggio, matematiche. pure se domani, cioè se lo e ha ragione il Cristiano, cioè se Il il Cristiano pareggio chi è, dovesse il Ronaldo? domani, il ragazzo che ha scritto, se lo Spezia pareggia va a meno 4, noi vinciamo ogni una più 7, 2 giorni alla fine siamo salvi. Infatti pure il Certo, buon ma Fabio, sì, ma Gesù devono Cristiano verificare. Ronaldo. No, ma loro devono verificarsi entrambe le condizioni. E la seconda è Non è molto grave. quindi siamo semplice. salvi o non siamo salvi se vinciamo con lo Spezia Sì, e domani perdiamo. se vinciamo con lo Spezia siamo salvi, Carlo. Tranne se Oh, domani non santa vince. Maria. Se domani vince, è un Se casino. domani Però vince speriamo col che Milan, Milan. no. Vabbè, se domani vince, sì. Vabbè. Certo, ci mancherebbe AC Milan di Milano, 7 volte campione d'Europa, per favore. Giuseppe Pastore ci dice: dopo 35 giornate, il Lecce di Baroni continua a non aver mai subito né segnato più di 2 gol a partita. Sì. L'unica squadra che riuscì a mantenere questo record per un intero campionato fu il Brescia dell'80-81. Allenatore Alfredo Magni.
ma allora la Serie A era a 30 giornate, quindi abbiamo fatto un record della storia del calcio, sostanzialmente mai fatto e mai subito. La Serie A 30 giornate, perché? 30? 80-81, chissà quante 16 squadre c'erano, 15 squadre? squadre c'erano, 15 16 squadre penso squadre, c'erano, mi sì. sembra strano. Mi sembra strano. Diteci dalla chat, 16 squadre, dicono. No, penso che abbia ragione comunque. Sì, Intanto, immagino sai, avrei come ragione. d'abitudine sta allagando la posizione di interviste Sky, dice che è un mese fa, che è un mese che fanno pietà senza, mi sembra brutto. Sei Comunque, d'accordo? stavo leggendo adesso che Huden è il terzo giocatore francese a segnare almeno due gol all'Olimpico contro la Lazio in Serie A, dopo Paul Pogba e Thierry Henry. Oh, te ne dico un'altra, Patrì, te ne dico un'altra. Niego io. Rémy Huden è l'ennesimo giocatore del Lecce ad aver segnato il primo gol con la maglia del Lecce contro la Lazio in un club che comprende Valerio Gazzani, Grossmüller, Manuel Coppola, Stefano Ferrario, Lamantia, Diamutene e Babù. Quindi la Lazio ci porta fortuna, noi riusciamo a resuscitare tutti, però anche la Lazio riesce a resuscitarci. Diciamo, Comunque ci Filippo, dicono che che io sì. non voglio fare il maestro stasera, no? Però se non ti ricordi male, l'avevo detto che quest'anno il Lecce, con le squadre che ha giocato bene, ha fatto la prestazione all'andata, l'ha fatta pure al ritorno, anche se magari qualche volta il risultato non è venuto per motivi diversi. E questa è una conferma. All'andata il Lecce sprigulò la Lazio, soprattutto, fatemi usare questo termine, soprattutto il primo tempo, e si è riverificato la stessa cosa adesso, eh? Cioè, siamo stati più in gamba all'andata, cioè nel senso che avevamo più gamba per poter difenderci bene. E al ritorno non è stato così, però comunque abbiamo fatto la prestazione, quindi è così. C'ha ragione Fabio. Fabio, insomma, proietta un'immagine, no? Perdiamo lo scontro diretto con la Spezia. Non succede, per carità, non succede. Speriamo che non accada. Insomma, se domani Milan fa il suo dovere, anche se perdiamo lo scontro diretto, restiamo davanti allo Spezia. E loro Sì. avrebbero Torino e Roma all'Olimpico, che Roma all'Olimpico non l'augura nemmeno il mio peggior nemico, e noi avremo Monza e Bologna. Quindi a livello di calendario, comunque Però sai che cos'è, resteremo Filippo? favoriti. Comunque, Fabio, io volevo dire una cosa a Fabio. Vatti a leggere i miei tweet e vai a vedere dove Lecce si salverà. L'ho già Vabbè. scritto dove Lecce si salverà. Mago Patrizio. È appena Comunque, uscito? quindi. No, no, l'ho scritto Cioè, qualche giorno ah, fa. ok. Allora, Ok. la regola che Lecce ha giocato bene nell'andata con la squadra, l'ha messa sotto, in teoria dovrebbe valere pure per il Monza, no? Perché noi il Monza l'abbiamo distrutto all'andata. Un Noi, altro allenatore, caro mio. bravo, però purtroppo qua non vale, perché tu hai adesso un altro Monza, con un altro allenatore, con un altro gioco, quindi non vale. Quindi non so, Fabio, da che cosa ti viene questa convinzione, da dove nasce questa convinzione, questa cosa? Io non lo so, è veramente un punto interrogativo. Vorrei salvarmi prima, se Grazie, possibile. grazie Carlo, grazie. Prego. Grazie. Pure noi dovremmo salvarci prima. Ci hai illuminato, Carlo, con questo tuo Beh, auspicio. Che è ragazzi. successo tra Maresca e Del Rosso? Del Rosso è entrato in campo e ha tolto il pallone a un giocatore della Lazio. È giusto espellerlo. Rispetto all'andata abbiamo perso solidità difensiva. Sì, Baschilotto sì. È è sceso, esatto. sceso Baschilotto è e sceso. io penso, Filippo, che siccome Baschilotto è un bravo ragazzo e diciamo, merita di essere titolare, ha meritato di essere titolare quest'anno, però nulla toglie che può farlo rifiatare pure un po', eh? Può farlo rifiatare, perché purtroppo sta facendo ultimamente uno o due errori a partita che ci stanno pure, però li fa gravi, perché quello di oggi secondo me è stato grave. È vero che la colpa se la deve dividere con chi marcava il giocatore della Lazio che ha passato la palla poi, perché poi lui si è trovato indeciso se uscire, se stringersi, se chiudere l'ingresso in area di quell'altro, se non mi sbaglio, o stringersi su come cavolo si chiama, Immobile. Però, insomma, non puoi dare quello spazio immobile. È colpevole dare quello spazio immobile. Immobile te fa gol, lui, sì. Te da scampo. Cold Patrix, te
Tra A tre proposito, partite avrà perché non ci un'estate sta? per rifiutare. È vero, aspetta. Ma Non c'è, so come fa non ci stanno. basta togliere i Adesso commenti. Basta togliere i commenti. sì. Ah, ok, vai, vai. Grande Patrizio, che hacker! Mi collego adesso, è vero che la Lazio spingeva per patteggiare quelle due o tre palle Pareggiato. che Se recuperavamo con patteggiare, Cristiano. erano accusati davanti Il al giudice, cioè, tribunale, non vabbè, gestirle molto meglio. Pareggiare. Potevamo gestirle Ok. molto meglio, con Di Francesco, con Sissé, molto meglio, non si gestiscono così. Cioè non abbiamo preso una punizione, abbiamo preso negli ultimi minuti, ragazzi, per perdere tempo, una punizione abbiamo preso. Non si gestisce così la palla. Cioè non siamo Baschirotto andati ha una sui volta sulla lumini che stanno bandierina. uscendo, premiato dalla compattezza da Baroni, non mi strapperei i capelli per la successione. Io dei giocatori non mi frega nulla, prossimamente tutti, basta ci salviamo, Filippo, ragazzi. Filippo, scusa se bypasso il messaggio di Nunzio, però non abbiamo quella cattiveria, quell'esperienza, è quello che ci manca quest'anno, no? In 5-6 minuti finali tu devi avere esperienza di tenere palla, non gli Sì, puoi però permettere di fare 5-6 azioni gli ultimi 5-6 minuti Carlo, non finali. abbiamo preso così tanti gol negli ultimi minuti, eh? Io pensavo Vabbè. nell'arco di un campionato ne potessimo prendere Dumfries, molti di gol. Milinkovic e poi Zapata, Lo so, a memoria non ricordo che effettivamente. però Primo, comunque scusami, Zapata. con l'Inter, no? L'Inter, non mi era tornato. Cazzo, con Dumfries, l'Inter stai parlando di Milinkovic, agosto. Zapata e basta, penso. Tre. vabbè. Sì, Cioè, credo di per sì, una no? Facciamo recuperare il neopromossa cuore, ma non siamo è presi preso così così tre tanti gol, gol, abbiamo l'abbiamo mai preso. tanto così in vantaggio poi, questo è il discorso pure, no? Ma oggi ci siamo trovati a Sì, difendere, perché ok. di solito ci trovavamo ad attaccare per poter segnare. È Højlund, è Però vero Højlund. voglio dire, hai preso gol da squadre che sono corazzate. Dalla Sì, Lazio, per carità, la dall'Inter. Lazio, ragazzi, la Lazio, la terza forza del campionato, la seconda terza forza del campionato. Cioè, non è che ci sta pure, per carità di Dio, però un po' di esperienza ci vuole, un po' di esperienza ci vuole, il fallo tattico, ci vuole la perdita di tempo generale, ci vuole la palla vicino alla bandierina, ci vuole un po' di questa cosa qua, che non abbiamo, questo ci manca. Ci vuole anche, Carlo, ci vuole un grande tifo verso il Milan, una grande squadra, una squadra 7 volte campione d'Europa. Io sono sicuro che non ci deluderanno. Sono sicuro che non ci deluderanno. Vabbè, mo non Il ci forzate, Milan, dai, no, sennò. ci penso, io ci penso. Io credo in Charles de Ketelaer. Domani Serie Allora, A de sì, Ketelaer. non ha mai segnato. State Comunque, buono, lo. passi una roba. Il Milan, oltre a dare un segnale verso la Serie A facendo una partita domani, deve anche dare un segnale all'Inter per far capire che è viva, eh? Attenzione. Quindi, Esatto. secondo Domani me ci pensa De Ketelaer. Sì, come no. Segnate queste parole, poi quando segna Ma quello c'ha una faccia che dite. non sembra manco un giocatore, De Ketelaer. C'ha una faccia che sembra, non lo so, il bambino che usciva sulla pubblicità dei Kinder. Cioè, ma dovate, ma come hanno fatto a spendere tutti quei soldi per quello? Io vorrei sapere. Cioè, veramente, io l'avrei già vedendolo in faccia non l'avrei comprato. La decide lui, ci pensa lui, ragazzi. Io mi fido del Inderino, Milan. vabbè. E Una grande speriamo, per squadra. esempio, allora perderemo banda sicuro. Speriamo Gendré, perché io non ho capito Gendré che cosa si è fatto. Che è Vabbè, uscito. Carlo, il fatto di gomma, Gendrey, non l'ho mai visto infortunato. Sta meglio di Sì, è me, vero, fidati. però ecco, non parlare proprio adesso, Filippo, però anche lì, sai, anche lì Cendré, il sostituto alla fine non ce l'ha. Giri li compra, però non ce Oh, l'ha. fatemi dire questa cosa, no? Fatemi questa cosa. È vero, loro hanno Leao, Benazer, Krunic e Messias. Però hanno una Però. formazione titolare, l'ho vista, che è più forte di quella dello Spezia. Quindi il Milan deve vincere. Non ha alibi il Milan. È più forte lo Spezia, domani deve vincere. E io sarò lì in prima fila con la sciarpa del Milan. Attenzione Me la Filippo, compro perché domani mattina. purtroppo gioca fuori casa. Qual è l'andamento del Milan fuori casa? Non lo so. Ci proseguita, Giulio. Patrizio, Dimmi. qual è l'andamento del L'andamento di Milan Milan fuori fuori casa? casa. Subito. Il Ecco, Milan fuori casa è a metà classifica. Ottavo posto. ottavo posto. Vabbè. Ma Ci sono sta, sicuro che insomma. domani si rifaranno, Carlo. Ne sono sicuro. È un grande club. Hanno vinto 7 Champions. Carlo, sono sicuro che domani il Milan non ci deluderà.
Speriamo, che ti devo dire. Barone ha richiamato Gendrè che l'ha ignorato e così ha chiamato subito Romagnò. A questo punto la trasmissione di PL Allora. dissidenti di Marco Marini, con Luzione Gallo e grossa partecipazione degli iscritti alla chat di PL. Togliete i pasticciotti a Saluta Marco Gonzales. Marini, intanto che ci ha abbandonato per problemi tecnici. Un saluto. Lo Spezia ha vinto una partita nelle ultime 11 in casa con l'Inter. Milan è più forte dell'Inter. Ragazzi, tranquilli, domani ci pensa il Milan. Un giorno parleremo del mercato generale del suo apporto. Una volta si cambiava la mentinessia con Bologna, Sicilia. Io non ero mai Una abbonato, volta è ero successo. comunque, Una volta. comunque, secondo me, stiamo un attimo tralasciando un fatto che oggi contro la Sì. Certo. Lazio rischiamo di prendere 0 punti sulla carta. Ne abbiamo fatto uno, potevamo farne tre. Cioè, quindi vuol dire che sulla carta abbiamo conquistato almeno un punto in più. Questo è importante. È una squadra che era stata demolita dal Verona e aveva preso un treno in faccia. Quindi questa è una cosa di cui devi tener conto. E comunque è uno stimolo migliore rispetto a una sconfitta in vista dello Spezia. Quindi. Hai ragione, Patrizio, assolutamente. Che comunque, Patrizio, da quella salvezza, adesso noi siamo a 32, no? Quindi lo scorso anno ci saremmo salvati, perché io Qual è, sono stato 31. Patrizio, la quota salvezza? Bisogna vedere cosa fa lo Spezia domani, se no non possiamo Sì, calcolare. Patrizio, però paradossalmente, no? Paradossalmente. Il Cosa mi stai Lecce, cercando di scucire? Sentiamo. se dovesse vincere almeno una partita fra Monza e Delle Bologna, ultime comunque tre. sia, vorrebbe salvarsi a prescindere, secondo me. Allora, se vai a calcolare adesso la quota salvezza, noi siamo già sopra. Cioè, a me sembra, Patrizio, un po' che stiamo dando per scontato che perdiamo col Bologna e col Monza. Se mi sta dando questa sensazione che tutto Chi l'ha Lecce detto? Spezia, il campione finisce là, secondo me no, secondo me No, no, no. no, no. Il differenziale ce l'hai perché quella partita può essere decisiva dal punto di vista delle motivazioni. Cioè, se lo Spezia vince a Lecce, mai sia, dopo la coda della E nulla bilancia sia. Certo. si sposta su Spezia e Verona, non su Lecce. Io ragazzi sono super ottimista perché oggi non volevo manco vedere la partita, ero proprio convinto che perdevamo. Proprio convintissimo ero. Guardate, io la dico tutta, la dico tutta. Ah, stavo scrivendo un tweet a fine primo tempo in cui volevo crocifiggere Uden e poi ha segnato mentre lo stavo scrivendo, lo stavo postando e sapete, quando non hai aspettative, quando puoi silurare Uden e poi Uden segna, Sì, hai perché poi ha quella botta fatto. di. Stava facendo la classica sua partita, no? Un pochettino più nel vivo dell'azione, devo dire la verità. Però ecco, quando c'hai i piedi buoni e quando non tiri la palla avanti alla cazzo di cane, scusate, come facciamo spesso con Falcone o con Baschirotto, o non dico Umtiti che è l'unico che riesce a piazzarla. Le azioni da gol te le crei, le azioni da gol te le crei. Quindi, caro Lecce, così devi giocare e puoi farlo con lo Spezia, puoi farlo col Bologna e puoi farlo con il Monza, perché non stai incontrando il Real Madrid, il City e il Barcellona. Quindi puoi farlo. Cavolo, un pochettino di intraprendenza ci vuole, cazzo, dai. Che poi voglio dire, Carlo, storicamente all'ultima partita della Serie A, quando ce l'abbiamo in casa, ricordo raramente partite con cui siamo scesi. Per le salvezze, intendo, Io non ero eh? No. nato, In eh. In ca- casa no. In in casa casa io no. mi ricordo la Lazio, il Torino, Bologna no. storicamente. Adesso vado a memoria, però Quella di contro la Lazio, Leorossi che era Bologna, contro la quella Lazio, l'ultima ultima. la doppietta di Vasari con Mazzone, il Torino. Vado veramente a memoria. Parlo di ultime giornate da dentro fuori. Poi magari ci sono salvati prima dell'ultima giornata, però in casa Sì, non ce ne sono state, diciamo così, credo. l'ultima memorabile è stata la doppietta di Vasari, dai. Topolino. Forza Lecce sempre richiede che Banda abbia il cervello montato al contrario. Glielo faremo sapere. Però ragazzi ha Con il fatto una Parma grande con partita, Zeman. Banda. Fermo, finì. Banda ha fatto una grande partita, eh. Cioè, avrà pure il cervello al contrario, però oggi ha giocato bene. Oggi ha giocato, ha fatto uno
una spina nel fianco Carlo, reputi che il lì sulla prossimo sinistra. anno potrebbe dimostrare di essere più forte di Neymar? Di Neymar, che c'entrano Neymar? Sto prendendo in giro un po', Carlo, dai, bisogna un po' dare. Però secondo me il prossimo anno Banda potrebbe Ah, consacrarsi. Cioè, Banda è secondo me un forte, raga. giocatore Ma Banda è stato preso dal campionato è israeliano, che io israeliano. fino a quel momento non sapevo nemmeno giocassero a calcio in Israele. Pensavo che si dedicassero tutto il tempo a No, combattere gli arabi sulla striscia di Gaza. no, Questo lo per sapevo, io esempio. lo sapevo che lo stavi dicendo, Carlo. Vabbè. Perché, sì, pensavo che si dedicassero a quello gli israeliani. Invece giocavano a calcio. Quindi, ragazzi, che cosa vogliamo di Banda? Diamogli il tempo sto ragazzo. Ma veramente glielo vogliamo dare il tempo a Banda? O deve essere per forza già forte? Mio figlio ha detto che diventerà come Vinicius Junior. Allora fai smettere di bere a tuo figlio, senti me. Carlo, sei un grande, bravo Grazie. Carlo. Con questo possiamo salutarci, ragazzi, perché Ah, abbiamo ragazzi, superato, eh? La gente è pure così d'accordo. bisogna avere un po' di pazienza. Compagno Carlo viene sempre fuori. Bisogna lasciarlo Banda libero di agire, non chiuderlo in determinati schemi mentali, perché secondo me Baroni a un certo punto lo aveva un pochettino chiuso sto ragazzo qui. E invece quando hai un pochettino di spinta, di voglia, di intraprendenza, lasciala libera, raga, lascia, quello c'ha 10 polmoni. Comunque, ci dissociamo totalmente. Carlo, scusati Da per che quello che hai cosa mi devo detto. scusare? Di che cosa mi devo No, scusare? dai La verità. palestinesi che... dagli No, israeliani. Filippo, io leggerei il I messaggio di Giorgio. palestinesi, poverini, sono oppressi dagli No, israeliani. Carlo, Stanno lì. non aggravare la situazione. Filippo, Signore Twitch. Filippo, Filippo, io leggerei il messaggio di Giorgio Carr perché è importante. Carlo, uomo vero, Vernone sarà sempre casa tua. Grazie, anche se non ci sono mai venuto a Vernone, ti dico la verità. Mi piacerebbe visitarla un giorno. Chiudiamo la diretta perché dalla chat pure mo vi bando tutti quanti. Per favore, Che smettetela, stanno chiudiamo dicendo? la Di... diretta. Leggi, leggi i messaggi. No, no, non Leggi i posso messaggi. leggere assolutamente quello Perché che stanno che. Colombo non dicendo? pervenuto, pareggio a causa di Baroni, non puoi chiuderti gli ultimi 25 minuti. Ha ragione Carlo, non dobbiamo per forza dire, vabbè, mo la stiamo approcciando in un certo modo, si è fatto tardi, meglio che andiamo a dormire. Dovremmo fare una Grazie. trasmissione politica qualche volta. Io Meglio di l'ho no, chiesto al meglio di dottore no. Murra, ha detto di sì, poi forse non si vuole confrontare e ha cambiato idea. Grande Corvino. Che facciamo gli auguri al, Alla oggi fa, prossima, ragazzi. 200 panchine col 400 Milan, 300, 400 partite con 400, Lecce, sì. 400 partite con Lecce. Dai ragazzi, ci vediamo quando. Chiudiamo questo messaggio, ragazzi, sempre Leggero. Do forza domani Milan. facciamo una diretta Twitch Milan Spe Le Spezia Milan. Che ne dici, Filippo? A che ora c'è la partita? Alle Alle 18. 18. Dai, ci aggiorniamo, Già è se non molto che abbiamo devo niente da vedere il fare. Milan, poi pure fare la diretta mi sembra un attimo Ma diretta esagerato, quindi. mentre vediamo la partita, commentiamo. Non Vediamo assicuriamo nulla se alla cosa gente. vogliono. No, non assicuriamo nulla, vediamo i tifosi cosa dicono. Alla prossima, ragazzi. Ciao Ciao. ragazzi, A tutti.